Tutto il mondo va nella direzione delle isole ciclabili e delle piste ciclabili, ma a Porto Torres molti commercianti sono ciclabili. Diventa un problema e sarà un problema per i nostri figli. Ma non è, diciamo che non è tanto il contesto o testo che non danno, però diciamo che questi aiuti che vengono dati non è vero, diciamo che la gente ha i suoi problemi, le sue paure, le sue fobie, le sue paure. Ma pensavamo di aver capito la maggior parte, mi sembra invece che non è così. Rina Casti da un paio di giorni è ostaggio di tre gabbiani. Rina Casti ha paura di uscire in terrazza. A un certo punto, mi vedo tre gabbiani proprio che mi aggredivano. Con le zampe davanti, col becco davanti. E ho dovuto chiudere subito e portarmi la roba dentro, davanti. Mia figlia addirittura è venuta anche con la scopa. Opa, aggredivano la scopa, ho dovuto stendermi la roba dentro nello stenditoio. Io, perché non riesco, perché aggrediesco. In 40 anni che abito qui, sono 40 anni che sta bene. Non mi è mai capitato. Isola pedonale sì, dopo i commercianti, sentiamo i cittadini. Siete favorevoli all'isola pedonale? Non contraria, contrarissima, non terribilmente, terribilmentissima, metto proprio il superlatissima. Contrario assolutamente alla chiusura del corso, perché il fatto della desolazione Totorso, c'è da vergognarsi, solo a pensarsi. Noi siamo contrari all'isola pedonale, tutti i giorni ribadisco, l'isola non la vogliamo. A questo punto sembra chiarissimo che tutti vogliano l'isola pedonale.